stato sempre un porto di mare, nel senso che sono passati musicisti di tutti i tipi, dai cantanti ai pianisti, ai direttori d'orchestra, ai compositori, e quindi in prima persona ho voluto affrontare la musica quando avevo 10 anni. Poi il mio inizio risale a 4 anni, quando avevo iniziato violino, dopodiché c'è stata una fase nella quale saltavo sui letti a dirigere le sinfonie di Rossini con i ferri da calza, e poi a 10 anni ho detto a mia mamma seriamente che volevo iniziare a studiare pianoforte. Lei mi ha domandato: sei sicuro? Sì, non è bello però che mi batti il tempo mentre che... No, ma l'ho fatto per me. No, non ti serve, lascia stare. Erase. Adesso siamo sul mio terrazzo, però quando sono sotto ho lo stesso identico panorama. Guardando queste montagne io mi sono collegato all'Abruzzo e ho pensato ai suoi eventi catastrofici che mi hanno emozionato e commosso e fatto riflettere molto. Mi sento ovviamente coinvolto in prima persona poiché sono figlio d'arte e mia mamma è un soprano, e quindi abbiamo avuto l'idea di presentare alcune delle più note, importanti e caratteristiche romanze di Tosti. Sì. Il talento per me è un insieme di diverse cose e credo che per questo mestiere non basti avere le dita che girano o la conoscenza giusta, insomma. Credo che la musica popolare sia decisamente un fattore importante che riunisce assolutamente le regioni, i popoli e le culture. Molto spesso quando studio e affronto dei brani con un certo sfondo meditativo mi giro e ammiro queste montagne e penso di essere là, o che comunque la mia musica arrivi là. Il mio desiderio è quello di poter vivere e volare nella musica a 360 gradi, suonando e dirigendo, direi che sono le cose.